God Save the Wine stasera per la prima volta a God Save the Wine, grazie a Alessandro che avete già conosciuto per tanti champagne che ci ha portato a scoprire. Ci addentriamo nella Valle della Loira, nella Valle della Loira frizzante con le bollicine, metodo classico. Molti non sanno che lo champagne non è l'unica bollicina francese, è quella più famosa che ruba un po' la scena alle altre, ma in realtà la champagne è solo una delle regioni metodo classico francese. Una delle più importanti anche a livello di numeri è la Loira, quindi la zona di Saumur. Saumur è famosa per lo Chenin Blanc e per il Cabernet Franc, e sono due uve da cui si ottengono delle bollicine molto molto particolari. Per esempio questo è il Saumur Blanc. Che cosa dobbiamo aspettarci di fronte a un Saumur? Allora, innanzitutto si parla di una DOC millesimata e è abbastanza è molto gradevole, perché le uve usate, 80% Chenin Blanc, 20% Chardonnay, fanno sì che sia complesso come profumi, anche se sono ridotti, e con un gusto molto molto simile più allo champagne che a una blanquette. Sì, perché la blanquette invece è comunque molto più semplice, molto più immediata, è quasi solo frizzante, diciamo. Invece nel Saumur lo Chenin Blanc e un tocco di Chardonnay gli danno struttura e quelle note di floreale un po' ricercate, e poi questa speziatura meno, molto fresca. C'ha una punta anche di sapidità che ben si confà a abbinarlo con i nostri piatti. Noi l'abbiamo messo anche su una bistecca, perché sono fissata alla bistecca alla fiorentina, e te ne sai qualcosa. Tutto quello è fiorentino, prova, prima o poi deve funzionare con la bistecca, altrimenti non ci fidiamo. Bravo, e quindi è una soddisfazione nostra vedere che resiste. Cioè è un buon accompagnamento. Anche la versione bianca. Invece la versione rosa, che è un'altra, è uguale, guarda bella questa ripresa. No, lascia, va benissimo. Invece con la versione rosa, che è a base Cabernet Franc. Cabernet Franc è una delle uve più famose che ci sono adesso, base di grandi rossi speziati e importanti, può essere fatta bollicina. Com'è questo prodigio? Allora, qui si sta parlando di un'uva molto forte, molto profumata di natura, viene lavorata anche questa un po' più docilmente, non è sprigionato tutti i profumi e tutti i sapori dell'uva. Portata a maturità estrema. No, è raccolta sempre prima, come fanno, come è noto in Francia, nello champagne. E però il sapore e i profumi, dopo la prima impressione della bollicina, vengono fuori. Infatti, per chi conosce il Cabernet Franc ci trova qualche nota particolare da speziatura, questa nota fruttata, però in chiave più leggera, quindi viene fuori questo agrume, questo arancio. Guarda, mi sa che mai convinto che qualche volta potrò anche tradire lo champagne per questa bollicina. Grazie, noi perlomeno lo facciamo. Senza rimorsi. Senza rimorsi. Per un'estate senza rimorsi. La vostra.